Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E gli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo. Anna. Salutato Gesù Cristo. E ci guardano. Allora Gesù ci perdonerà se non diciamo niente del Vangelo, perché oggi è la giornata della vita e io voglio dare soddisfazione ai bambini. L'unica cosa del Vangelo che voglio dirvi è molto bella. Vedete, quando Gesù, avete sentito, ha guarito, ha fatto, di mattina presto si va sul monte a pregare. Gesù era diventato importante, no? Di quanti lo cercavano. Lui che cosa ha fatto? Non è stato al centro dell'attenzione. A un certo punto che cosa fa? Dice, vicino ai suoi: sì, vabbè, mi cercano qua, qua ho fatto qualche miracolo, mo andiamo da un'altra parte a parlare. E allora lo dico ai più grandi e lo dico a me. Fratelli e sorelle, noi facciamo bene a mettere al centro i bambini, perché è il loro diritto stare al centro, i bambini. Però non è nostro diritto stare al centro dell'ombelico del mondo. Come Gesù, siamo capaci di dire: io devo far stare altri al centro? Sapete perché? Perché il mio centro è un altro. O se proprio, proprio, proprio dobbiamo parlare di centro, voglio stare al centro del cuore di Dio. Tutto il resto sono pizzellacche, biscuiti, diceva a Bonanno e Antonio di Curtis, principe chiamato Totò. Bene, bellissimo, complimenti ai bambini, alle catechiste che hanno fatto questo. La vita è un mondo di Dio, è un dono per noi, è un dono di Dio, l'albero della vita, ama la tua vita, sentire la vita, pancia della mamma, ah, questo rappresenta perché la vita nascente, abbiamo detto, e i fiori. Poi la vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi, ed è bellissimo. Noi abbiamo 46esima giornata, la vita, e c'è, grazie a Dio, il valore alla vita umana. E quasi ci sarebbe tanto da parlare sulla vita umana, però diamo soddisfazione. Bene, e poi abbiamo la vita bella, tutti i momenti della vita quotidiana, e poi abbiamo ancora giù tutti i momenti salienti della vita della famiglia, la vita familiare, la vita familiare. Poi abbiamo delle mani, le nostre mani per la vita, e questo è un altro argomento molto importante che bisognerebbe veramente sviluppare, perché queste mani possono aiutare la vita, ahimè, possono togliere la vita.
Queste mani possono aiutare la vita e possono purtroppo togliere la vita. No, è importante. Lo dico ai più grandi, fratelli e sorelle, il bene e il male siamo noi che lo poniamo, della nostra libertà. Queste mani possono accarezzare, possono stringere, possono aiutare. Queste mani possono picchiare, uccidere, fate male. Sono sempre io, sempre la stessa persona. E allora, come le uso le mie mani? Compito a casa per i genitori. Figlio mio, figlia mia, come usiamo le mani? Papà, ma tu come usi le mani? Per picchiare. Ti picchia. E quando lo metti? Sì. Picchiano, e altri da un cercone. Dicono in Germania, ho fortuna, ho fortuna a me. Per abbracciare, i genitori lo fanno per abbracciare. Attenzione, attenzione. Le mani vengono usate anche lì. Vedete, noi ci siamo. No. Noi da quelle tante cose siamo bravi. Ciu-ciu. Stanno avvicinando. Non so se i bambini lo fanno ancora, io lo facevo una volta. Quando andate vicino al vostro amico di Milano, stanno appiccicando. Lo fate questo? Non ce la faccio. Dica proprio a loro. Stanno appiccicando. Con le mani per nascere i bambini. Bravo, applauso! Con le mani fanno nascere i bambini. Bene. Continuiamo, se no il valore della vita, l'albero della vita, la vita del grembo, giornata nazionale per la vita, l'amore comincia prendendosi cura, un'altra cosa bella, di quelli più vicino, diamo senso alla nostra vita e non giudicate gli altri di come sono, bella. Poi la vita non è acquistare e avere, ma dare e essere, bellissimo. La vita è un dono di Dio, festa della famiglia, ci sono anche gli animali rappresentati, ci sono tante cose belle. Poi il dono della vita, un cuore, bisogna amare la vita e si ama dal cuore. Bene, poi abbiamo la rappresentazione della famiglia, e ci sono mamma, papà, moglie del papà, i genitori, l'albero della vita, vita, gioia, amore e fede, la vita è bella, godiamocela e trattiamola bene, la vita è un dono di Dio, sono già una vita, bello, la cosa più importante nella vita è imparare come amare, imparare come essere amati. La vita è bella, la vita è l'amore. La vita è bella e ci sono tante immagini che si ripetono. Significa che è ben chiaro che cos'è la vita. La vita è bella, questo qua l'abbiamo detto, sì, sembra di sì. E poi abbiamo qui festa della vita. Sentite, la vita è bella. La vita è bella, bambini. La vita non è bella? È bella. Allora, cambio la domanda. Di chi la vita è bella? No, la mia vita è bella. Di chi la vita è bella? Chi sente che la sua vita è bella? Nadia, non è bella la tua vita? Senti che la tua vita è bella? Sì, sicuro. Bene, la vita è bella. Gli adulti già si sono assegnati, già stanno a piede. No. E allora, bambini, amiamo la vita.
chiamiamola lì. La guerra è vita. La guerra è vita. La pace è vita. I bambini sono vita. Sono futuro. Il creato è bello. E se uno inquina, ama la vita. E se uno inquina il cielo, ama la vita. E perché non ama la vita? Perché l'inquinamento che cosa fa? Uccide. Uccide la terra stessa, uccide gli esseri umani, uccidono le persone, uccidono gli uccelli, uccidono gli insetti. Uccidono gli animali. Allora la vita è sacra, è sacra, la vita è sacra. Allora bambini, voglio chiudere così, voglio chiudere così, no, voglio vivere così, voglio vivere così. Rispettiamo la vita, rispettiamo la vita, i bambini, e la vita sapete come si rispetta? Rispettando gli altri, sapendo prima che noi non siamo da soli su questa vita, siamo in tanti, però c'è spazio per tutti. La vita va rispettata quando non si diventa violenti, malissimi, non so come dire, cattivi, bulli. Chi si comporta da bullo o da bulla non ama la vita. Perciò se avete qualche amichetto a scuola o non so dove, e poi tu dici, tu non ami né te stesso, né i tuoi genitori e né la vita. Perché il bullo non apprezza la vita. Cambia, vuoi cambiare. E come si apprezza la vita? Volendoci bene. Anche quando è difficile, volendoci bene. E allora ti faccio tantissimi auguri. La vita è sacra dal grembo di ogni mamma, di ogni donna, e di ogni essere umano. È sacra. E quando dico ogni essere umano, bambini, noi siamo solo bianchi sulla terra, come voi. Siamo anche neri. Siamo anche gialli. Siamo anche cocozzi. Ci sono varie razze. Vi faccio una domanda: ma un bambino africano è un essere umano come noi? Un bambino cinese è un essere umano come noi? Uno di gruppo è un essere umano come noi? No, cioè, no, siamo tutti uguali. Siamo tutti figli di Dio. Dio ci ha fatto venire alla vita e non ha fatto differenza. È un bambino che ha difficoltà. E, allora, fate caso, io sono brutto e voi siete belli. Io non merito di vivere. No, sì. No. Sì, un bambino ha detto no. Grazie. La vita è bella sempre. La vita non ha classificazione, bambini, bello, brutto, qua, là, così. Siamo tutti belli. E quando si ama, si diventa ancora più belli. Un giorno Gesù, quando i suoi apostoli videro che faceva del bene, lo videro splendente perché era il... E chiudo. Io sono, disse Gesù un giorno, la via, la verità e la... vita, lui è la vita, è il sole. E allora vi voglio bene. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. E l'applauso per tutti. Credo in